Quando per farsi obbedire c'è bisogno di gridare, vuol dire che non si è abbastanza forti. Questa è una delle tante frasi sagge che pronuncia nel film di cui sto per parlarvi il professor Erminio Bonafè, interpretato da George Wilson. Oggi sono qui per parlarvi del film Il Federale, per la regia di Luciano Salce, interpretato da Wilson e Ugo Tognazzi, Wilson nei panni di questo professore Erminio Bonafè, e Ugo Tognazzi nei panni del fascista, aspirante federale Primo Arcovazzi. Nel cast anche una giovanissima Stefania Sandrelli, che aveva però già raggiunto grande successo con il film di cui abbiamo parlato nella puntata precedente del format, chiaramente Commedia all'italiana. A proposito di questo, vi chiedo scusa perché sono passati ormai più di 2 mesi dalla scorsa puntata, nella quale abbiamo analizzato Divorzio all'italiana di Pietro Germi. Questo è un format per me molto importante. Un format che vive nel mio cuore, che ha radici profonde nel mio cuore e al quale tengo particolarmente. Lo faccio sì per chi ha il piacere di ascoltarmi, sì per il mio canale, che poi si chiama anche Commedia all'italiana, quindi le rende onore anche al nome del mio canale, del quale comunque usufruisco, ma anche e soprattutto per me, per Alessandro, che ne sente assolutamente la necessità, amando questi film. E sapendo insomma quanto siano stati importanti per il grande percorso del cinema italiano che ovviamente anche in questo periodo di cui sto parlando, in questi video, era ovviamente al suo apice. Per cui mi dispiace aver fatto passare tutto questo tempo, ma adesso siamo qui per parlare di un altro film, sempre del 1961. Una giovanissima e bellissima Stefania Sandrelli, già famosa, a quel punto già celebre e affermata, e molto brava e talentuosa, grazie a Divorzio all'italiana, di Pietro Germi. Adesso arriviamo al Federale di Salce, in cui in realtà interpreta un piccolo ruolo, quindi nulla di paragonabile, però è un ruolo abbastanza importante. Perché? Perché siamo nel 1944, per cui regime fascista, ventennio fascista italiano, seconda guerra mondiale, ma direi piuttosto che stiamo arrivando verso quella che sarà la fase finale del secondo conflitto mondiale, con per l'appunto Ugo Tognazzi che interpreta Primo Arcovazzi, questo fascista convinto, fascista in realtà non convinto perché creda nei valori del fascismo, ma perché è uno dei tanti personaggi che sono ovviamente plagiati e in qualche modo influenzati, direi anche costretti dal regime. In questo caso interpreta, ovviamente ricopre il personaggio, ricopre proprio un ruolo di rilievo perché aspira addirittura a diventare federale, come il film stesso ci rivela. È comunque un fascista importante, ma chissà se poi effettivamente nella sua interiorità, nella sua anima, nel suo io ci sia uno spirito fascista convinto o se semplicemente ripeta frasi fatte e vada avanti per una convinzione della quale è stato in qualche modo per l'appunto è stato convinto, ma chissà se ci creda realmente. Quindi può essere anche che il fascismo, lo spirito fascista di Primo Arcovazzi sia più un'autoconvinzione che una vera e propria credenza da parte sua. E viene incaricato dai poteri forti, chiaramente da chi sta sopra di lui, di accompagnare a Roma il professor Erminio Bonafè. Chi è questo professore? È un personaggio chiaramente colto, un personaggio molto saggio, anche di una certa età. Tra l'altro, Wilson non era affatto anziano all'epoca, mi sembra avesse una quarantina d'anni, adesso non vorrei dire castronerie perché non ho controllato, comunque sicuramente non aveva l'età che sembra abbia nel film, in cui chiaramente appare abbastanza anziano, e lo so perché andai a controllare e mi sorprese quando vidi tempo, ovviamente tempo fa, per la prima volta questo film, che poi ho rivisto 2 giorni fa per parlarvene nella recensione. È un professore, un personaggio molto colto, che legge l'infinito, e quindi sempre caro mi fu quest'ermocolle, e ovviamente ha gelosamente questo blocchetto con sé in cui sopra c'è scritto proprio, ci sono i versi dell'infinito di Giacomo Leopardi, questa meraviglia assoluta alla quale tiene gelosamente perché lui rappresenta la cultura. Arcovazzi rappresenta semmai il potere, ma di cultura ne ha ben poca e quindi è anche un modo per difendersi da lui. È come se rifugiarsi nella cultura anche in un momento di, diciamo, in cui effettivamente lui è un prigioniero. Poi il film avrà tanti risvolti, ma agli atti è quello, almeno lui riesce in qualche modo a rifugiarsi nella cultura, che poi è uno dei pochissimi universi, dei pochissimi mondi, come la saggezza, la bontà, che non si possono assolutamente distruggere in nessun caso. Per cui questo personaggio in realtà è anche un ovviamente convintissimo antifascista, e di conseguenza opponendosi al regime e al duce e al fascismo,
viene costretto ad essere imprigionato. Quindi Covazzi ha il compito di portarlo a Roma, di accompagnarlo a Roma, perché è prigioniero di guerra, prigioniero del regime. Ma questo viaggio in realtà non sarà poi così semplice come si possa pensare. Io ti carico sulla mia vettura, ti accompagno a Roma, sei prigioniero, fatto quello che dovevo fare, sta a posto. No. Perché sarà un viaggio burrascoso, siamo anche in un periodo di guerra, un periodo difficile in cui anche per non farsi scambiare, magari per quelli che non si è, non è facile. Addirittura c'è una scena in cui Erminio Bonafè riuscirà a scappare e poi verrà purtroppo ritrovato da Arcovazzi e per rifugiarsi in una casa, per avere un attimo la possibilità di mangiare, di riposarsi. Di avere una minima accoglienza dovrà inizialmente far finta di essere nazista, di essere un tedesco. Poi, quando ovviamente i proprietari di casa cercheranno di ucciderlo, perché cavolo, io ho un nazista in casa, che faccio? Lo ospito come se niente fosse, dovrà in realtà rivelare la sua vera natura. Quindi sarà ovviamente un viaggio burrascoso per tante ragioni. Dovranno riposarsi nella notte, incontreranno questa giovane ragazza di campagna, una ragazza molto semplice, molto acqua e sapone, ignorante, ma insomma una ragazza genuina che. Ovviamente sarà dalla parte di Bonafè e gli darà anche una mano, adesso non vi dico per cosa, ma sarà un po' il suo angelo custode, per così dire, e di conseguenza poi anche per rifugiarsi e riposarsi da qualsiasi situazione che si possa presentare in un periodo di guerra, ne dovranno veramente affrontare di tutti i colori. Per cui sarà un viaggio lungo, molto meno semplice e lineare di quanto inizialmente si possa pensare, non a caso c'è un film che ce lo racconta. E non ci racconta chiaramente soltanto il viaggio con il quale Arcovazzi deve, ha il compito, l'obbligo di accompagnare a Roma il professore, è il pretesto per raccontare sia una storia che presenti uno spaccato sociale dell'epoca, quindi per rappresentare il contesto storico dell'Italia fascista e della fase finale della Seconda Guerra Mondiale, ma sia anche per, diciamo, entrando nel rapporto che poi si va a creare tra i due personaggi che rappresentano ceti opposti, ma rappresentano anche due modi di pensare, ma anche due modi di approcciarsi alla vita totalmente diversi. La libertà, anche se in quel caso parliamo di un prigioniero, da parte di Bonafè, perché per quanto prigioniero, perché per quanto impossibilitato di far ciò che vuole, ha la cultura, ha la saggezza, soprattutto ha la libertà di opinione, perché chiaramente è prigioniero proprio per aver espresso le sue opinioni contrastanti al regime, e dall'altra abbiamo sì un personaggio apparentemente libero, ma in realtà prigioniero come non mai di un regime che ti impone di pensarla in un certo modo e non ti dà la possibilità di avere altre opinioni. Per cui è un film che attraverso questo viaggio lungo, burrascoso, pesante, ma di grande confronto tra i due personaggi ci farà riflettere e ci farà ovviamente anche immedesimare in una storia importante per l'epoca. Anche perché poi avremo un finale molto particolare che non sto a svelarvi. Ci sta che non abbiate visto questo film, anche perché è un film di cui si parla meno blasonato, meno ricordato tra i grandi film italiani dell'epoca ed è un errore. Così come Luciano Salce, un regista che magari spesso viene ricordato per Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, ma molto spesso, troppo spesso, non si ricorda Salce anche per gli altri suoi film. Il Federale è uno di questi, uno dei migliori, importanti che hanno fatto della sua filmografia, della sua carriera, una delle più brillanti del cinema italiano e dei registi italiani in generale. Per cui è normale che molti di voi non l'abbiano visto, anch'io l'ho scoperto un po' più tardi rispetto ad altri, ma è un film che merita assolutamente di essere visto, di essere recuperato, perché a mio avviso è un capolavoro assoluto e gli do un 9 pieno. Questo ve lo dico subito senza troppi giri di parole, è un film meraviglioso. Però ovviamente non vi svelo il finale in nessun caso, posso dirvi che i due personaggi arriveranno a Roma, quindi Arcovazzi teoricamente riuscirà diciamo, a svolgere la mansione che gli era stata assegnata nel migliore dei modi. Accompagnerà il professore vivo e vegeto, riuscirà, dopo essere riuscito anche a riprenderlo quando aveva tentato di fuggire e di scappare, a Roma come prigioniero di guerra, prigioniero fascista. Ma chissà se quando arriveranno a Roma, primo troverà quello che pensava di trovare. Addirittura riuscirà per un attimo a mettersi la divisa da federale, ovviamente. Avrà anche delle titubanze perché non lo è ancora diventato, però la indosserà anche soltanto per provare il brivido della divisa del federale che lui ambisce ad essere. Però chissà se poi alla fine non sarà tutto inutile. Chissà se poi effettivamente loro arriveranno in un'Italia, in una Roma fascista, pronta per rendere onore, per riconoscere i meriti al fascista che ha svolto il suo compito, o se forse troveranno e si troveranno di fronte ad una realtà totalmente diversa che forse il professore poteva già immaginare, ma primo sì.
L'avrebbe potuta immaginare se avesse ragionato con il suo cervello come il professore cerca di fargli fare, forse in piccola parte ci riesce durante tutto il corso della storia. Ma lui è ovviamente ha la mente offuscata ed è plagiato dal fascismo. Ripete le frasi che elogiano il duce, ripete delle cantilene, delle filastrocche, delle poesie che sottolineano l'importanza, l'immensità del duce e del regime. Quindi è troppo impegnato a ripetere frasi fatte per avere un pensiero proprio. Il federale di Luciano Salce, 1961, con Ugo Tognazzi, George Wilson, Stefania Sandrelli e anche Gianrico Tedeschi nel cast, un cameo del regista Salce, scritto da Castellano e Pipolo, che si dimostrano sempre molto bravi di lavorare come registi, come sceneggiatori, sia in film più leggeri che più impegnati, come questo grandissimo film e questa grandissima commedia all'italiana, che tra l'altro appare tra le più cupe, drammatiche, ma anche introspettive commedie all'italiana, in cui la sceneggiatura svolge un ruolo chiaramente fondamentale e la colonna sonora splendida del maestro Ennio Morricone. E ovviamente non aggiungo altro perché parla da sola, perché rappresenta uno dei punti cardine di questo film in assoluto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avete visto, altrimenti vi consiglio vivamente di recuperarlo. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!